Quest'oggi abbiamo svolto la prima riunione di Consiglio nazionale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente, presieduto da me con la vicepresidenza del direttore Marchesi. Insieme con i direttori abbiamo cercato di delineare un assetto strategico che riguardi il sistema che coincida con il mandato presidenziale che il governo e il Parlamento mi hanno affidato. Noi proseguiremo su una linea di attività che abbiamo già sviluppato nel corso di questi anni, dando però una fortissima caratterizzazione e un impulso sistemico alle iniziative e alle attività che il legislatore, attraverso l'approvazione della legge 132, ci ha voluto affidare. Su questo credo che sia un tema irrinunciabile per tutti, e sono quasi 11.000 gli appartenenti al sistema. Una missione nella quale ritrovarsi fortemente, con spirito di appartenenza e con la volontà di consegnare ai cittadini un paese con una tutela dell'ambiente più efficace e più, se mi passate il termine, rafforzata. Ho usato un termine in questi giorni che secondo me, più che ogni slogan o che ogni strategia, può delineare bene questa sfida che ci hanno chiamato ad affrontare e che ci apprestiamo a compiere. E questo termine è insieme. Solo se riusciremo ad acquisire la consapevolezza di essere veramente tutti parte di un sistema e di avere una mission così forte e così sfidante nell'interesse di tutti, noi riusciremo a cogliere l'opportunità che questa sfida ci consegna e probabilmente a consegnare, ripeto, ai nostri concittadini un paese ambientalmente più sano, tra virgolette. Noi abbiamo una lunga storia, una grande storia, ricca di risultati e di esperienze. Oggi la legge 132 ci assegna nuove responsabilità, ci chiede di produrre risultati ulteriori, ci offre nuovi strumenti. Con il periodo che inizia con questa riunione di Consiglio odierna, si apre una fase estremamente importante, quella della costruzione degli strumenti operativi, normativi, regolativi che ci consentiranno di ottenere questi risultati assumendoci queste responsabilità. Oggi abbiamo lavorato insieme con una modalità molto funzionale e ampiamente partecipata, che secondo me, e a sentire comune di tutti i colleghi, rappresenta la possibilità di ottenere questi risultati e di rispondere al Paese, ai cittadini, alle istituzioni, per quello che ci viene chiesto. A me piacerebbe, l'ho già detto in Parlamento, rafforzare l'identità di sistema e creare un sistema che sia, ripeto, questi tre termini che secondo me danno bene il senso della prospettiva e dell'azione. Il sistema dovrà essere forte, autorevole e credibile, sia con riferimento alle istituzioni, alle quali ovviamente guardiamo con attenzione e con rispetto, ma anche nel rispetto dell'autonomia, del sistema e delle singole componenti del sistema, sia, lo ripeto per l'ennesima volta, nei confronti dei cittadini che sono il target della nostra azione. Io mi aspetto che possiamo condividere una nuova architettura istituzionale delle attività tecniche di protezione ambientale, in cui insieme al sistema che lavora con le sue parti fortemente integrate in maniera sinergica, insieme al sistema si devono relazionare le strutture di amministrazione attiva e di governo sia dello Stato che delle regioni. È un triangolo che non deve essere un triangolo delle Bermuda, deve essere un triangolo virtuoso in cui si produce e si condivide una visione delle attività tecniche di protezione ambientale e credo che questo sia possibile.